Una gara super competitiva, una città magnifica a inizio settembre, un tempo fantastico per poter correre con 29.000 runners, percorso davvero molto veloce, un incontro inaspettato su un pulmino con Harry Gowie che due giorni fa ha vinto la Diamond League. Questo è il racconto della Copenhagen Half Marathon, ma per capirlo, come al solito, partiamo dall'inizio. Sabato mattina, aeroporto di Copenhagen, sto andando a fare la shakeout run, sono appena arrivato, effettivamente mi sono svegliato tipo alle 4, no, don't try this at home, e oggi comunque ci divertiamo prima di fare questa shakeout run e conoscere tutti gli amici di Top 4 Running. Sto andando all'appuntamento degli amici Top 4 Running, non sono in ritardo clamorosamente, però adesso vediamo se riusciamo a fare una corsetta di 5-6 km di attivazione, qualche allungo e poi andiamo a ritirare il pettorale. Comunque avevo un po' di buffer sulla tabella di marcia, il viaggio che era davvero lineare perché si prendono due metro, alla fine mi ha obbligato a dover cambiare e il metro era in ritardo e quindi comunque sono arrivato last minute, ma sempre puntuale. Everything is good? Hello Masi! I miss you! Welcome to Copenhagen! As always, I'm super good to see you, Masi. Mi sono cambiato rapidamente, adesso facciamo questo shakeout run. Hanno tutti ricevuto le scarpe con le quali correranno domani, sono le Alpha Fly 3, praticamente tutti hanno scelto quella scarpa di Nike e adesso andiamo a fare la corsetta. Non sono un amante di correre gli shakeout run con la scarpa della gara, però qua invece le persone, moltissime, utilizzano la scarpa con il plating carbonio. Boh, adesso io uso invece le Invincible Run 3. Andiamo, dai! Diciamo che la corsa nel parco è abbastanza simpatica. Chiaramente stiamo andando pianissimo, tipo a 5.30. E beh, ci sono pure i fotografi e adesso comunque magari qualche allunghino lo faremo. Tra l'altro non sono l'unico a vloggare, però è chiaro che qui in questo parco c'è tantissima gente e è comunque ritmo passeggio, giustamente il giorno prima della gara non bisogna nemmeno tanto esagerare. Certo, correre con le Alpha Fly a 5,50 km dovrebbero essere abbastanza instabili, ma il ragazzo francese ha dichiarato prima di gareggiare che avrebbe cercato di correre sotto l'ora e 10 sulla mezza. 5,50 non è esattamente un tempo che si adatta ai suoi ritmi. Tra l'altro, correndo pure lentamente, le Alpha Fly 3 fanno un casino pazzesco. Ho fatto una statistica, il numero di persone che utilizza queste scarpe in questa shakeout run è superiore al 70%, un po' sprecate, dai. Lato temperatura, aspetto molto interessante, è scesa parecchio anche in Italia. Io sono stato a Francoforte una settimana, mi sono adattato, ho sentito i ragazzi di Rambul che dicono che circa 10 giorni due settimane dopo il cambiamento di temperatura è ideale correre velocemente. Qui si sta molto bene, si alterna sole con un po' di vento, però direi molto buono, secondo me temperatura ideale, tutto molto ideale. Abbiamo pure i videomaker e stanno filmando le scarpe, spero di avere qualche contenuto domani, mi devo assolutamente far passare tutte le foto e il video. Vai a 6 al chilometro. Sono molto indicate. Molto rumore, molta spinta. Vediamo domani in gara come si comporteranno. Il nostro giretto si è concluso dopo la bellezza di 5 chilometri e mezzo. Siamo pronti per fare le foto e poi per andare a ritirare il pettorale, vediamo come procede il programma.
Did you take good pictures? I think so. I hope so. If not, I'm fired. But also you need to take picture of me tomorrow. Of course. When I will do that. I promise. Yeah, I'm just a driver. We're getting the good shots here. It's nice. Så har vi altså en Vitamin Well Recover, og den er altså også med hyldeblomster fersken. The best! Mi bevo un goccio di Vitamin Well, marchio svedese. Tutti i ragazzi mi dicono che è davvero fantastico. Avrei preferito un po' di coffee, però adesso, vabbè, vediamo come procede la giornata. Facendo le foto di rito, ma fa un freddo pazzesco. Adesso è venuto sul vento. Comunque, beh, correndo non è un problema, mentre invece stando fermi dopo la corsa non è il massimo. Certo che adesso stiamo facendo degli allunghi, però un gruppo di persone con le Alpha Fly, 12 persone con le Alpha Fly tutte assieme fanno un casino pazzesco. Comunque ci sono tante persone che corrono abbastanza velocemente, ma c'è un gran casino e soprattutto siamo inseguiti dai taxi, ma dai, si va abbastanza bene, a mente un po'. It's not too windy for tomorrow? No, it's perfect. It's perfect. Yeah, it's just cooling effect. Siamo all'Expo, ora prima tappa, ritiriamo la maglietta. Molto semplice, serve il QR code e poi in pochissimi secondi ti danno tutta la maglietta e effettivamente anche il pacco gara. So here is your bag, a t-shirt, and then you have to go inside to get your VIP number. Tra l'altro mi ha dato un biglietto che l'anno prossimo sarà il 10° anniversario e invece nel 2026 ci sarà il campionato mondiale di mezza maratona, World Athletics. Ora andiamo a ritirare il pettorale, qua è tutto davvero ben organizzato, facile, ci metteremo pochissimi secondi. Thank you, thank you. È tutto di una banalità sconvolgente, basta mostrare il QR code, si stampa il pettorale sul momento e effettivamente ci bisogna ricordarsi di prendere i PIN, però per il resto è facilissimo. L'attesa media è stata di intorno ai 15 secondi, ci sono tantissime postazioni e effettivamente è una soluzione secondo me molto vincente. Are you excited for your first half marathon? Yes, I'm very excited, proud and excited. Why don't you do Milan next time? You're always in Milan. Yes, I love Milan. Ho controllato il percorso, è assolutamente molto semplice, davvero tantissimi rettilinei e poi alla fine bisogna cercare di correre forte dal primo all'ultimo chilometro. Spero di non essere imbottigliato come invece era successo l'anno scorso. Il centro è abbastanza spartano, ci sono un po' di scarpe e prodotti Nike, ma nulla di che, quindi nulla di sconvolgente, anche se c'è scritto 59 e 59. Casa di Ingen, sai di here. È la prima mezza maratona di Lovisa, quindi effettivamente si è presa la bottiglia, ricordo, speriamo bene per lei, l'ho vista in tante gare, non ha mai gareggiato, ha sempre aiutato Top for Running, ora è il suo turno. Domenica mattina sto andando finalmente alla partenza, sono le 7.45, un po' in ritardo, nel senso la partenza è alle 9.30, però ci sarà un gran casino, ricordando l'anno scorso ho anticipato un po' la sveglia, ho comunque dormito molto bene. E adesso prendiamo due metro e ci troveremo tra pochi minuti catapultati con la fiumana di persone, 28.000 persone. Mi sono fermato a prendere un coffee, ovviamente non potevo mancare. È stato molto semplice arrivare alla partenza, anche se c'è tantissima gente, come già preannunciato, e soprattutto il metro era molto pieno, però gli italiani si infilzano ovunque. Siamo nel parco di ieri, tantissimi tendoni per consegnare le borse rigorosamente numerate e adesso faremo anche noi la stessa cosa, mi cambio e poi vado alla partenza, manca comunque ancora un'ora. La giornata si preannuncia molto buona, il vento c'è ma non così estremo, c'è un sole tiepido che consentirà ai podisti
di amare questa domenica mattina. Adesso vado a consegnare la borsa e poi vado alla partenza. Ho ancora 45 minuti, spero di non farmi imbottigliare in nessun modo. La consegna ha preso soltanto 10 secondi, è molto 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 semplice. Siamo praticamente alla partenza, la cosa interessante è che qua si stanno scaldando gli elite che sono a loro volta suddivisi in gruppi ABC, io devo andare invece al gruppo normale A, che è quello sotto l'ora 16. Memoria delle vicissitudini passate, mi sono posizionato direttamente alla partenza, quasi 25 minuti prima della gara. Ovviamente adesso si stanno avvicinando tutte le persone e boh, alla fine salteremo un attimo il riscaldamento, però penso che sia una scelta vincente. E poi la scelta è effettivamente partire davanti ma non riscaldarsi, oppure invece aspettare e riscaldarsi benissimo ma essere indietro. Hanno salutato tutti Jakob Ingebrigtsen, mancano 3 minuti alla partenza, adesso lui si sta ancora riscaldando, beato lui. Siamo davanti, siamo davvero davanti. 8 km, il passo è assolutamente buono, c'è il ragazzo che sta facendo il record con la carrozzina, ne ha 2, è bravissimo, stiamo andando comunque siamo passati 17. Quest'anno va così, oh, mi sono fermato al 6° chilometro, ho un problema all'anca. Adesso io non so dire, alla fine poi ho riprovato a correre ma non ci riesco, mi fa troppo male. Sono ripartito, correndo in punta non mi fa male, però ovvio che sto andando a 5,25 al chilometro. Ovviamente sono un po' dispiaciuto, non, però cosa dire. La portiamo a termine in punta. Ci ho provato, ma alla fine secondo me è meglio fermarmi. Ho fatto 3 km a 5,15, è stato un calvario. Quindi adesso mi faccio portare alla partenza, penso. Sto camminando, avvicinandomi al 9° chilometro, dove probabilmente qualcuno mi porterà alla partenza o all'arrivo. Tristissimo, ho provato, però la regola fondamentale prevede che se correndo si sente male è meglio fermarsi, soprattutto che non potevo raggiungere nessun obiettivo di nessun tipo, anche se i primi 6 km li ho corsi a 3,24 di media. Beh, complimenti all'organizzazione, mi hanno offerto un passaggio fino alla partenza e adesso vediamo un attimo come si sviluppa la roba. Per velocizzare il ritorno alla partenza abbiamo fatto una corsettina. Adesso col pulmino torniamo alla partenza. Interessante perché gli ha fatto il pacing a Jakob e poi Jakob non è, una volta arrivato a correre da solo, non è riuscito più a continuare. Interessante, si è fermato al 10° chilometro. How was the race for you? It was good? Yes. Did you enjoy? Yes. Thank you and your life. Signal. Stiamo facendo un giro panoramico della città, visto che giustamente tutte le strade sono bloccate, soprattutto quelle che consentono di vedere i migliori panorami e i migliori monumenti della città stessa, e però adesso siamo praticamente arrivati. Tutto bene Jacopo? Tutto bene, grazie. Stai preparando gli atleti? Sì, sì, eravamo qua per il gruppo di Pirosa. E... condizioni erano buone. Yes. Gara sempre difficile, competizione molto alta come sempre, quindi però dai, andiamo avanti. Prossimi obiettivi. Il buon Aregawi aveva davvero molto a fretta e quindi ci ha mollato rapidamente, era comunque non molto loquace, quindi giustamente una star che ha vinto la Diamond Leagues
soltanto due giorni fa, davvero complimenti. E ora vado a ritirare la borsa. Thank you so much. Anche questa avventura è giunta al termine, purtroppo non come avrei voluto. Spero di aver raccontato in maniera semplice ma efficace tutto quello che gira intorno a questa mezza maratona, che consiglio a tutti i podisti amatori italiani, perché qua effettivamente si riesce a fare davvero il personal best. Voi nel frattempo stai strong keep running, nei prossimi giorni invece farò qualcos'altro, ma dipende un po' dai miei acciacchi fisici. Ciao, alla prossima.